Come ho scritto il mio romanzo Stella Nera? Ciascuno ha il suo sistema, il suo modo, quindi non so a quanti potrà interessare. Ma è evidente che se ti imbarchi in un'avventura come la scrittura di una trilogia, prima di iniziare devi fare alcune cose. No, io non uso Scrivener o Bibisco o altri software per la scrittura, li trovo complicati, non ho tempo né voglia di mettermi lì a imparare. Mi limito ad aprire un file, dargli un nome, e iniziare a scrivere. È però essenziale fissare la cronologia, non solo perché naturalmente la storia, questa storia si svolge in un preciso anno, gli anni 80, ma soprattutto perché la successione temporale deve esserci e ben salda. Poi i personaggi, nome, cognome, età, caratteristiche fisiche, per ciascuno di essi almeno qualche riga per capire chi è Tizio, chi è Caio e chi è Sempronio. E poi si inizia. Quando inizio una storia, anche lunga come Stella Nera, non so come la concluderò. Sono certo che per alcuni è pura follia. Non si deve pianificare ogni cosa? Non si deve pianificare tutto, ogni dettaglio? Può darsi, ma io non lo faccio mai. Non so come finirà il libro, ma spesso non so nemmeno che cosa ci sarà nel prossimo capitolo. La storia la scopro e la capisco mentre la scrivo. È questo che mi spinge a scrivere. Se conoscessi il finale, probabilmente non scriverei nulla, perché non sarebbe capace di interessarmi, di sorprendermi. La pianificazione, per come sono fatto io, ucciderebbe le possibilità. È pericoloso questo mio modo di fare? Rischia di condurmi fuori strada o a capottare? Non saprei cosa replicare. A me non pare, anzi. Anche i racconti li ho sempre scritti in questa maniera, senza conoscere il finale, senza avere idea di che cosa sarebbe accaduto nella pagina seguente. È il mio modo di scrivere. Per me la storia deve riemergere, è una specie di scavo archeologico e io devo cercare di riportare alla luce i resti, appunto, della storia. E sto seguendo lo stesso sistema anche adesso che scrivo una nuova storia e che autopubblicherò solo nel dicembre del 2024. Quindi c'è tempo. Ci sono degli effetti collaterali a questo mio modo di scrivere? Certo. Per esempio, devo scrivere per capire bene un personaggio. Questo può produrre qualche problema perché a un certo punto, quando ho capito il personaggio, devo tornare indietro e riscrivere alcune parti o eliminarle. Perché ho finalmente capito il suo modo di essere, di fare, di pensare. E devo correggere quanto ho scritto. Ma non puoi riflettere prima, evitando così queste correzioni? La riflessione va bene, ma solo quando vedi da vicino il personaggio, come si muove, come pensa, come reagisce agli eventi. Solo così lui emerge. E a me tocca correggere, esatto. E a volte nella correzione devo cancellare uno o due capitoli, oppure modificarli pesantemente. Da questo si capisce che il mio modo di scrivere non è certo il migliore, il più indicato. Come ho detto in precedenza, è il mio, mi piace e non riuscirei mai e poi mai ad adottarne un altro. Ma parliamoci chiaro, nella scrittura ciascuno fa un po' quello che vuole. Trova il suo modo di operare, magari lo perfeziona, ma usa quello e basta. Agli inizi crede che scoprendo come lavorava Zola o Tolstoi o Simenon, lui, per vie misteriose, riuscirà a essere come loro. Ma non funziona mai così. Il tuo modo di scrivere lo devi trovare da te, perché è il tuo modo di scrivere differente da quello degli altri. Alla prossima!